Buonasera, ben ritrovati in questa nuova afosa giornata. Avevano detto che dallo passato ormai weekend cominciava l'afa, quindi l'estate esiste e ce la dobbiamo tenere. Oggi, raga, è lunedì, quindi continuiamo un po' il retro, un po' di titoli mame a tema, piattaforma, mostriciattoli, bla bla bla. Inizio questo primo estratto dell'intera poi live con il titolo Tumble Pop, un gioco della Data East 1991, dove praticamente armati di aspirapolveri che più che polvere aspiravano, cioè armati di aspirapolvere che più che aspirare polvere aspiravano d'altro, mostri giganti e non. È un gioco, raga, che seppure abbia un concept semplice e coloratissimo, è tuttora un titolo molto divertente di questo genere platform. Niente, raga, la solita cosa che vi dico è se volete far parte della live in diretta, trovate il link al canale in descrizione. Mi avvio ad avviare il tutto. Oggi dedicheremo la live, ragazzi, più o meno a questo genere qui, più o meno. Vediamo un po', dovrei avere qualche altro gioco, ma lo vediamo nel prossimo video, nel prossimo live gameplay. Intanto cambio schermata ed avviamo il gioco. Eccoci qua. I can never be old. Vedete, aspirano anche gli alieni. Spang. Questo gioco, raga, è veramente un capolavoro del genere, eh. Siamo dall'Italia, eh. Ciao Critical, buonasera. Se un boss fosse meglio, a mio modesto parere. Ciao Claudio Rosso. Dopo facciamo anche quello. Vabbè, se un boss pure è un altro grande titolo di sto genere. Però, scusate, ma io mi devo cambiare i pulsanti perché non riesco a giocare. Allora, input, diciamo, this machine. Ah, button, allora, facciamo. Button 1, questo. Button 2, questo. No, aspetta. Button 2, questo. Annulliamo, facciamo così. Vediamo se mi trovo un po' meglio. Sì, decisamente. Sì. Comunque, buonasera a tutti voi, ragazzi. Mi fa piacere vedervi sin da subito attivi, eh. No, dove cavolo sono andato a finire? Ah,
No, dai, è sceso proprio sulla mia testa. Ci vuole culo per fare queste cose. No. Ciao Mike the Sandman, saluti a te. Ah ah ah. Come Young Signorino. Non lo nominerò mai più, mi sono pentito nel momento in cui. Grazie per. Oh, a proposito. Fatemelo mettere un po' più a centro. Grazie per il follow, Mike Sandman. Benvenuto! Skull. Skull a te, assolutamente. Non voglio fare la fine di Nolan con tutte queste pause, questo è l'ultimo. Taro cacacazzi, questo quando ti trovavi tutte queste mani. Vabbè, però. Mori ammazzato. Come si chiama quel gesto che mo fanno tutti? Non era ancora mainstream quando lo facevano da un bel po'. Qua raga, le zucche me le ricordo, erano infami come la merda. No, cacchio, il pavo l'ho mancato. Il pavo era utilissimo. Mike! Ti piace questo gioco? Immagino che ti è partito il follow. Vai, vieni qua. Classicissimo, sì. Vieni qua, polipetto, vieni. Boom. Eccolo il po' mio. Questo, raga, in sala giochi l'ho stragiocato. Perché nonostante è uscito quando io avessi ancora 2 anni, le sala giochi hanno continuato a. Hanno continuato a tenerlo nei secoli dei secoli. Ma che ti senti? Ma a te ti ho visto già su qualche altro canale, però, eh. Boom. So qua me lo ricordo perché era facile sto livello, lo potevi fare con una botta. Dai, 2 lettere mi mancano. Nolan. Da emulare, ecco, infatti. Io ricordavo emulare più che Nolan. Beh, quindi è inutile che ti dico. Vai a seguire, vai a lasciare un follow cliccando il banner sottostante.
Super Pang, quello è tosto, mai provato? Voglio Super Pang. Sì, io sa la giochi lo seguo, raga, da una vita, da quando faceva solo qualche video su YouTube che faceva i tutorial e quant'altro. Poi si è fatto la pagina Facebook e poi ha iniziato a streamare. E io lo seguo da tanto. E sono veramente felice di aver fatto questa sorta di affiliazione anche con lui. Perché guarda, a livello di retro gaming lui è la, come ho scritto, è la Bibbia. Comunque Gladio, della serie Pang a me è piaciuto tanto il 4, che mi ricordo c'era una sala giochi fuori la scuola elementare dove andavo io, c'era un bar più che una sala giochi, e che ce l'aveva e ci giocavamo in tanti. Questo pure si... È un grande Alex, veramente. Sa delle cose del retro gaming che io senza di lui non l'avrei mai scoperto. Poi mi fa ricordare tanti titoli che comunque... No, porca la vacca, ho perso tutto, no. Dai, mi manca solo la B, dai. No, lo sapevo che ci andava a finire sopra come un cretino. L'obiettivo degli stream retro è quello di far scoprire titoli poco conosciuti e di condividere un po' di cultura. Sì, ma assolutamente. Più che altro è anche l'obiettivo è anche quello di far ricordare, non solo scoprire. Fortunatamente qualche volta ci sono riuscito anch'io, quindi... Uff, ho preso giusto in tempo. Come mi è capitato di far scoprire i titoli a Nolan, per esempio, e lui a me, viceversa. Ad emulare è stato un po' più difficile fargli scoprire qualcosa, perché chiaramente emulare ne sa tantissimo. Tu lo conosci Super... Che tra l'altro quel Super Pang che ho nominato prima, Gladio, non funziona manco sull'emulatore. Oh. C'è la miseria. Porca miseria. Il
Diciamo che quelli con qualche anno in più come me, Emu, hanno vissuto sulla pelle tantissimo, direte che poi sono entrate in storia. Sì, esatto. Io, tra l'altro, questo qua l'ho detto prima, avevo 2 anni quando è uscito questo gioco, nel 91. Però nonostante ciò lo conosco, perché nella sala giochi ha avuto talmente tanto successo che ce l'avevano ancora. Poi ci giocavo comunque che ero piccolo, eh. Ma vai a cacare, va. Ti cadevano addosso, guarda. Ma come ogni volta ti fa mettere i nomi sto cazzo del gioco. Tra l'altro Alex, ad Alex in particolare è proprio impossibile fargli scoprire qualcosa, perché sa veramente tutto. Come gli dici una cosa? Ah sì, quello là, esatto, quello là. Non l'ha preso. Mi fa piacere comunque, Mike, vederti qui, perché tra l'altro... ricordavo che stavi su altri canali. Boom, spaccate. Ah, quella è la mega spirapolvere. Questa l'avevo dimenticata, la mega spirapolvere. Ma chi l'ha pensato? Questo deve averlo pensato qualcuno che vendeva le follette, raga, perché... per quanto non mi ha preso. You did it. Questo dice you did it. Ma questo qua, se non sbaglio, si faceva così. Ecco, così. Proprio così si faceva. Ah no, ho sbagliato. Così. Mike, tu quale preferisci di questo genere qua? Oddio, questa era proprio infame questa, raga. Invece no, l'ho fatto... Qual è la tua console preferita, se ne è una? Ti faccio vedere una cosa, guarda. Proprio perché tu non lo sai. Tu non lo sai. Te la faccio vedere apposta per te, anche perché mi hai lasciato il follow adesso.
Ho provati praticamente tutti, ma questo credo sia più carino perché in sala lo trovo spesso e quindi un po' più a cuore. Sì, vabbè, io questo qua anche Snow Bros. Lo trovavo sempre. Ci ho dedicato comunque anche un talk show alla PlayStation. Ne ho anche un'altra non scatolata. Queste raga erano Caveman Ninja, poi ci hanno fatto un gioco da sopra a questi. Immaginavo visto la tua età. Guarda che ho 28 anni, quasi 29, non è che so proprio quanto, chissà quanto giovanissimo. Per quanto non mi prendeva, che era bastardo. Se fosse un fan play. Ho posseduto anche la 2 in passato, però non per qua. Caveman. La tua qual è invece, Mike? Tra l'altro, grazie ad Alex, che di uno poi dice che non lo vuoi nominare, ma come fai? Impossibile. Ah, bella questa, cazzo. Ah, questa l'adoravo, minchia, li spazzavi via subito. Grazie ad Alex ho riscoperto anche il Game Boy Advance. Alcuni titoli, quelle delle Tartarughe Ninja, mi piacciono tantissimo. Super Nintendo. Vabbè, Super Nintendo anche al suo perché, però, eh. Lo SNES meno popolare? Insomma. Ok che la PlayStation ha avuto il suo boom, però dire che lo SNES è poco popolare, non direi, anzi. Lo conosciamo tutti lo SNES. Un buon retrofan non può definirsi tale se non conosce lo SNES. Dai, che mi manca solo la B. Io ci sono, guarda che la mia prima console è stata. Mi dimentico sempre il nome tecnico. Però erano quelle console che praticamente emulavano tutti i giochi dello NES e dello SNES. I Famiconi, mi pare, una cosa del genere. Non riesco mai a ricordarmi il nome tecnico. E c'è. Il mio primo gioco è stato Super Mario. Contra. Da Kant. Che ca. No, mi sono uscito da dentro l'aspirapolvere. Ah, porca miseria. No, devo salire subito là perché sennò non avrò che più. Venite qua. Basta sputare. Perderò anche il diamante.
Famicom, ecco. Allora l'ho detto giusto. C'avevo quello là. Si chiamava Action Set, tra l'altro, come la Nintendo. E... sarei infame perché dovevi beccare con precisione chirurgica la testa. Forse per questo sono un appassionato comunque forte di retro gaming, perché comunque ho iniziato da una console che aveva tutti i grandi classici del retro. Sì, colleziono i giochi della Play 1. Tu collezioni? Ah, finalmente il power, porca miseria. Qui c'era... ricordo che questi giochi qua c'erano gli esperti, sapevano già tutte trovare i potenziamenti, tutte... Cosa collezioni tu di retro? Colleziono anche qualche gioco retail per PC, più che altro la saga Resident Evil. Tutto tranne roba Sony, praticamente sei l'opposto mio. Mi sa che mi leverai il follow allora. Vabbè, io mi sono fermato alla Play 2, quindi. Oh, questi sputavano verso il basso. Mo ricordavo, raga, sapete? Mi ricordavo che sputavano, ma non pure verso il basso. Hai tutte le console. Vabbè, la 3DO. La 3DO, insomma, non è proprio un grandissimo pezzo da collezione, sincero. Per qua. Ehi, guarda questo, mi è apparso vicino, bastardo maledetto. Non ti ha mai fatto accendere la scintilla, beato te, io la adoro la Play. Thank you.
preso. Il tradio è molto interessante. Non direi, anche perché la maggior parte dei tradio sono usciti tutti su PlayStation. Sto sputa verso il basso, bastardo. E invece c'è che devi crepare. Parli del valore storico. No, ma io lo so che ha un valore storico. Per carità, è anche interessante possederla. Però se parlavo per me, se devo essere sincero, la 3DO è l'ultima delle retro console che comprerei. Ma quella che sia stata un'ottima console non lo metto in dubbio. Peccato che non abbia ricevuto, come anche tante altre console uscite insieme alla PlayStation, che sono state bastonate. Il CDI non lo conosco. CDA non lo conosco, non l'ho mai sentito, è la prima volta. Il Saturn sì, lo conosco. No, lo sapevo che ci morì. Mi fai mettere ogni volta sto nome, che me ne frega. Il mondo delle console retro, fai un giro sul mio canale YouTube. Passa a trovarmi live a ciclo, porterò le varie console in real hardware. Ma sicuramente mi ha incuriosito questo CDI che non conosco. No, e dai, ci sono caduto diretto sopra, ma che cretino. Io invece ti invito a te, anche se sicuramente non penso che apprezzi, a passare sul mio canale YouTube, dove ho fatto un talk show a tema PlayStation 1 e dove parliamo veramente più o meno a tutto tondo della Play 1 e dove bene o male mostro parte della mia, diciamo quasi tutta la mia collezione PS1. Sei riuscita a fare in modo che OBS ti veda le console, complimenti. So che non è un processo proprio semplicissimo, Se ho ben capito, Real Hardware dovrebbe significare che usi proprio la console vera e propria per streamare.
No, dai, è scomparso mentre... Vieni qua, fatti ammazzare. Soldi e tempo, ma alla fine sì. Sempre interessante. No, ma io non esprimo un giudizio sulla PlayStation. Cioè, oddio. Si nota parecchio che mi piace, però non... Cioè, più che altro è un talk show dove si parla di... Di quello che è stata la PlayStation, di quello che ha offerto. C'erano accessori... Accessori che io non avevo l'idea che esistessero fino a poco tempo fa. Ah, porca... Sto bastardo sto livello. Se quei gettoni ti faceva buttare sangue, eh. Dai però, ma che è tornato indietro proprio nel momento in cui sono sceso, ma... Ma avete rotto il cazzo, dovete morire. Peccato, avrebbe finito ascoltare una discussione sulle esperienze personali. No, vabbè, parlo anche delle mie esperienze. No, non è solo storia della console. La mia esperienza personale praticamente ne parlo nel momento in cui mostro un gioco... Racconto anche l'esperienza personale. Racconto il fatto che ho avuto questa lacuna di non utilizzare tanti di quegli accessori che ci hanno fatto. Oh, e basta però. Mica sto livello nella sala giochi era impossibile. Perché non l'ho aspirato a quello? Tra l'altro non la faccio da sola, c'è anche The Pulp, un mio amico con cui ho condiviso il percorso, diciamo, che da piccolini, essendo vicini di casa, tutt'oggi, eh. Quel vaso sta partorendo troppi pagliacci per i miei gusti. Dai, spaccati. Ecco qua. A morire, dai. Hai rotto i coglioni. La U non vuole uscire, eh. Le chiacchiere con un vecchio amico. Ma guarda che abita ancora, se ci conosciamo da oltre 20 anni. Abita ancora qui. C'è anche lui che... Parla del più e del meno, soprattutto a livello di saghe horror. A lui piace tanto Resident Evil, Silent Hill. Oddio, questo quanto è cagazzo. Che c'ha sempre ste cazzo di... impossibile colpirlo. Con le palle di merda. Perché non le aspira? Basta questo no. Se mi ricordo. Boss del merda. Ciao critica, avrei una info da chiederti. Dica. Anch'io amici super presi di console. Beh, io so. A me piace Resident Evil, cioè li colleziono, ce li ho tutti. Dai, beccalo! No, dai, guarda là. Madonna. Sei antipatico come la merda sto boss. L'ho preso, vaffanculo. Preso.
Preso. No. Ah, vaffanculo, cazzo. Poi ci voleva la super aspirazione, cazzo. Altre due botte, dai. È una. Datemi una bomba. È due. Vaffanculo, va. Se mai sei riuscito a far partire Afterburn su MAME. Ma Afterburn intendi il programma o un gioco? Beh, The Pulp si prende. Non ha sforato di console, però se li prende anche giapponesi, per dire quanto è fan. Io non lo faccio per un semplice, diciamo, un motivo semplice e un altro normale. Oh, finalmente la U. Il primo è che, vabbè, le versioni giapponesi non è che ci sia proprio tanto fan, no? Due, perché preferisco conservarmi i soldi ed ampliare la collezione. Il gioco di aerei. Non lo conosco nemmeno questo Afterburn Critical. È la prima volta che lo sento. Magari lo conosco anche, ma non ricordo il titolo. Ho anche Silent Hill, io per la PS1. Diciamo che nella mia collezione PS1 un paio di pezzi veramente pesanti, pezzi da 90. Vola! Boom! La pistola che ammazza direttamente. La fa mocco. Morire tutti. Io c'ho Code Veronica X, dei Code Veronica c'ho quello là X per la PS2. Collezionato. Mi manca solo il 3 di Mortal Kombat sulla PS1. Poi li ho collezionati tutti. C'ho anche Special Forces, che è stato considerato uno dei più brutti giochi. Proprio giochi, non solo Mortal Kombat. Proprio giochi della PS1. Non mi sputa questi, se no mi ammazzo. Avvicinati, dai. Mi scoccio di passare là, vieni qua. Vieni qua, pezzo di me. Mi devono far passare forza di là. Tu sul canale YouTube, Mike, hai mai fatto dei video dove parli di queste console qua? Ad esempio del CDI, che non conosco? Ma porca di quella. Ancora. Ciao Pulpo. Vedete, me che ho i primi tre per Super Nintendo. I primi due lo so che stanno solo su Super Nintendo. La mummia l'ha bloccato. No, porca vacca. Purtroppo non posso linkare qua sopra, ma se potete far vedere a Mike la mia collezione, sicuramente.
Sicuramente ho fatto i video tutorial sul montaggio delle macchine. Ma per farle, diciamo, i video tutorial per farle in real hardware? La collezione di Resident Evil. Comunque è lui, Mike, l'amico che di cui ti ho parlato. Marco, mettilo il link, dai, magari poi te lo piglio stesso io e lo rimetto nella chat. Oddio, passano attraverso i muri quelle cose? Ma tu devi morire male, guarda. No, sono un cretino. Ah, ma i link di Steam funzionano. Io sapevo che volevi mettere i link di Steam. Ti dicevo mettili direttamente, quello funziona. No, i link di Steam li ho permessi io, si possono mettere. Ah, questo si colpiva solo alla parte di sopra, ok. Ah, porca miseria. Non conviene stargli sotto a questo. Dovevo sparare come andava. No! Muori. L'hai messa su Steam, Marco, quella foto della tua collezione. Ah, mi ricordo che poi l'ultima parte era nello spazio. Dovresti tornare a rifarle. Ma vai a fare in culo come m'ha preso. Obiettivo primario è eliminare questi due. Queste due merda.
Mo non sputa più roba. Mettevo collezione che ho detto, ma sì, fammele togliere dalla naftalina. Le collezioni vado a mostrare al mondo. E devo fare, ma mi sta facendo in voglia di farne una la mia dei giochi play. Oh. E metterla sulla pagina Facebook magari. No, dai. Mi è caduto rivolto verso l'altra parte. Intanto io l'ho portato come arcade. Mi piacerebbe tanto possederlo per la PlayStation, ma costa un fottio. No, vai a cacare. Intanto è un bel pezzo da collezione. Tu che ce l'hai per il Saturn? Duke Nukem ce l'ho. Ah, sti livelli quanto li odio. Hai finito di sparare, rotto in culo, guarda. Oh. Zompa, dai. Costa pure di più in Dante per Satu. Ma quello in Dante è proprio il gioco. Il gioco perché costoso per eccellenza. No, due li ho sputati via prima di morire. Vabbè, qua sono stato cretino io a caderci sopra. Dei giochi Saturn non ti saprei dire, non me ne intendo, proprio del Saturn, però lo conosco. L'ho dovuto vendere per necessità economica, no raga, io non so se riuscirei a farlo una cosa del genere. Anche se comunque 400 euro per un gioco. E non è... il prezzo di questo qua di 400 euro, quale gioco è innanzitutto? Ho avuto un negozio di retro per 3 netti. Cavolo, quello pure sarebbe una bella cosa, Non sarebbe male, io lo sapevo. Nel momento in cui andavo a succhiare il polipo, ad aspirare il polipo.
Separation Anxiety, non credo tu conosca roba di nicchia per SNES. No, infatti non lo conosco. Però dopo dovrei andarmi a informare. Ma io invece il più costoso mio, non so se vorrebbe essere Nightmare Creatures 2 per la Play 1. È un valore che sia la versione proprio pallita con la custodia italiana, che si dovrebbe attestare sui 200 euro più o meno. Come mai questo gioco ha raggiunto sto valore così spropositato? Ita completo. Ma io l'ho visto anche ad aste che partono da 199. Vabbè, però è più o meno il è 300 e 200 euro il valore. Lo ricordavo più brutto l'ultimo boss, più infame. No, porca miseria, guarda, per evitare la punta della sua testa di cazzo. No, dai, l'ultima botta. Muori. Giochi SNES completi. Inoltre le versioni italiane bollate e GIG sono rare in quanto del solo mercato italiano. Vabbè, ma la roba italiana è sempre più rara. Quello lo sappiamo. Ah, giusto, ma c'è la parte con tutti i boss. Cartone col tempo si rende molto facile, perché i prezzi di medi dei giochi SNES completi sono altissimi. Ma infatti io non ho mai capito come si facessero a conservare come si conservassero quei giochi là. Li devi mettere in qualche cellophane per forza. Quello Sega era una spanna avanti, mettendo già le custodie in plastica dei giochi del Master System. Hanno dovuto notare dall'umido e dal sole e sperare che non si rovinino. Beh, anche quelli là della Play vanno tenuti lontano dal sole, ma in generale tutti i giochi, perché si scoloriscono. Si scoloriscono le copertine. Che inferno sta parte, raga. Meno male che
Oh, di pagliaccio di me. Scemo pagliaccio. Ancora? Ah, questo me l'ero dimenticato. Ah, vaffanculo, eh. Le botte. E one. Vieni qua. E two. Perdonami Lobby, non prenderla mai i pilastri retro, sono in intento e Sega Sony è venuta tanto tempo dopo. E non è nell'Olimpo del retro. Vabbè, ma è normale che i pilastri sono quelli, sono usciti prima. Forza, sono usciti prima della Play 1, per forza sono quelli prima. Io la Play 1 la considero retro gaming. Anche se alla fine io so che la regola per considerare una cosa retro gaming deve avere almeno 10 anni di vita. E la Play 1, come le altre Play, come anche la Play 2, ci rientrano per poco, diciamo, in questo range. Per carità, io raga non ho nulla da dire né al NES né allo SNES. Ripeto, ho avuto quel super famicone pieno di roba di giochi NES, li gioco anche volentieri, ce l'ho l'emulatore, quindi probabilmente farò qualcosa in live perché ce l'ho da portare. E per carità, io lo so che i pilastri sono quelli. Però essendo che ho vissuto di più la Play 1, chiaramente ci sono più affezionato. Che cacchio di boss erano? E come riferimento per la filosofia del Red Town, che è un po' un punto di riferimento del retro in Italia. Sì, vabbè, Gladio, tu lo so che sei. A proposito, hai visto il link che ti ho mandato, Gladio? Arri di nuovo sto boss? No, dove stare lì? Oltre la generazione Play. Sì, vabbè, lo so che oltre la Play 2. Quello già la Play 2 ci entra. Ci entra giusto per un soffio dentro al retro gaming, eh. Ce l'ho la PS1, la versione non DualShock, però senza scatolo, mannaggia. Le portatili Nintendo, ho detto prima, Mike, grazie ad Alex che una volta stava a fare la live con i giochi delle tartarughe del Game Boy Advance, me ne sono totalmente innamorato. Infatti quella là delle tartarughe, Ninja Turtles, l'ho fatto subito. Devo finire TMNT. Ah, allarga pure le braccia, sta merda. Dai, l'ho sfiorato la spalla, mi fa morire. Dai, l'ultima botta. Ok. La Switch di Nintendo. La Switch di Nintendo invece è una delle poche. Ah, ma quello continua. È una delle poche console attuali insieme alla PS4 che mi ha destato un minimo di interesse. Cazzo.
È finito, raga. Finito Thunderpop. Il finale è molto tanto tanto colorato come il gioco, raga. Tanto tanto colorato. Data East ne ha fatti di capolavoro, livello arcade. La Switch non è una console, un tablet di basso medio livello con pochissima potenza grafica. Ma guarda, io ho provato Rocket League sulla Switch. Giocare in due con lo stesso schermo, raga, è scomodissimo. Questo lo posso assicurare. Il minipad è veramente un cesso da tenere in mano. Quindi se bisogna giocare con amici è bene averla entrambi la Switch. A me piace per il fatto che puoi portarla in giro, quello, per quello mi piace. Beh sì, effettivamente uno se guarda le console dovrebbero essere definite tutte dei PC di basso rango. Dai, la Switch merita per il fatto che te la porti dietro, dai, per quello merita, merita tanto. È scomoda da portare in giro, non è vero, il ragazzino che ce l'aveva quando l'ho vista la teneva nella borsa bella sistemata, no? Non mi è sembrata così scomoda da portare in giro. Anzi, ci siamo appoggiati lo schermo sul tavolo del ristorante, cioè ci siamo sfiziati con Rocket League. Questi intanto corrono. Questo tra l'altro ricorda molto Pac-Man, la scena dei fantasmi che rincorre. Ah ah ah, mi ricordo quello l'ultimo, nella stagione mettiamo l'ultimo. Ah ah ah. Allora Mike, tu che sei l'unico nuovo e non lo sai, io questi live gameplay li ritaglio dalla tutta la live e li metto sul canale YouTube come estratti appunto della live per ricordare, per avere un archivio di gameplay che faccio in live, per non buttare diciamo totalmente il tempo in questa cosa. Quindi ti invito a pazientare perché io fra un gioco e l'altro faccio sia l'intro che l'outro dei miei video. Quindi non te ne andare perché non chiudo la stream. Gladio e The Pulp ormai lo sanno già, quindi loro non c'è bisogno che lo dico. Sì, vabbè, infatti non mi sembrava tanto scomoda da portare in giro la Switch, sono sincero. Recensione della Switch di Doctor Game su YouTube, vi ricrederete. Ma guarda, non è una console che urla al capolavoro, che me la comprerei proprio così. Ah, la voglio, la voglio. Però, insieme alla PS4 sono quelle più interessanti. Già visto, mi sono trovato. Vabbè, ma diciamo che quando uno di sponsor, cioè quando c'ha, quando una persona ha la sponsorizzazione, non è che non deve diventare più degna di fiducia, però. Magari non ti devi fidare di quel prodotto che sponsorizza, ecco, quello sì. Soprattutto se è un crocchio cinese. Però, quando si esprime un parere anche sulle altre cose, non bisogna denigrarlo. Comunque, raga, io abbiamo parlato di canali YouTube, di social, passate soprattutto anche alla mia pagina Facebook, Mike, se non ti scoccia, metti un like anche lì, dove pubblico le notizie in generale. Dove rimarco, faccio, ho copiato un po', questa lo ammetto, ho copiato un po' lo stile di Sala Giochi, ma lui è appunto un maestro, quindi spero che si senta onorato di ciò. Vi faccio quest'outro, non ve ne andate dalla live perché questo è un estratto della gameplay. Grazie per aver visionato questo video, ci rivediamo subito in live con chi resta in diretta. Stay nerd, stay pizza!